Questo programma è presentato da Davanje e Mauri Faber. Realizza il tuo gioiello, un sogno che diventa realtà. Evolution Bikes, il centro più grande del sud Italia per gli amanti del ciclismo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio. Siamo a Nola, sede della nostra finalissima 2024, ma prima di cominciare vediamo com'è andata lo scorso anno. E adesso siete pronti a conoscere le nostre Miss finaliste? Cominciamo! Buonasera a tutti, sono Lucia Panarello, ho 16 anni, a settembre ne compierò 17. Vengo da Napoli, specificamente da San Giovanni a Tiduccio, un quartiere molto degradato e spesso nominato a causa della camorra. Ma io vorrei far capire che San Giovanni non è solo questo, ma è pieno di ragazze e ragazze come me, sognatrici, che cercano di fare di tutto per arrivare ai propri sogni. A settembre frequenterò il quarto anno del liceo poetico, dove pratico danza classica e danza contemporanea e nel tempo libero faccio sempre danza. In futuro vorrei diventare una ballerina professionista e continuare con il mondo della moda e del cinema. La mia famiglia è molto piccolina e semplice e soprattutto piena d'amore. Ne siamo quattro, mia madre, mio padre, mio fratello ed io, in più due adorabili cagnolini. E da un anno a questa parte si è aggiunto un piccolo che è mio nipote. Il mio carattere è fatto da pregi e difetti. I miei pregi è che sono solare, sognatrice, semplice e soprattutto altruista. I miei difetti è che sono capricciosa, testarda, a volte do il cuore alle persone sbagliate, me lo calpestano, poi me lo ridanno e continuo ad essere amica. E il mio difetto più grande è che sono molto insicura di me, a causa che sono stata presa in giro dalle elementari fino alle medie. La moda l'ho conosciuta da piccolina, mettendo i tacchi di mia madre e andando avanti e indietro per la casa. Poi, all'età di 4 anni, ho fatto la mia prima sfilata, dove mi ha accompagnato mia cugina e lì mi sono sentita benissimo. Era una sfilata dove facevo vedere i miei capelli e mi sentivo una principessa, era la più piccolina e tutti mi acclamavano. Poi da lì la mia passione per la moda è sempre
aumentata e all'età di 10 anni ho iniziato a vedere film sulla moda e sfilate. Poi sono andata alle superiori e alle superiori ho conosciuto una professoressa di moda dove mi ha portato a fare varie sfilate e lì ho capito che forse c'avevo una strada per la moda, cioè potevo fare strada. E da lì ho cercato di fare di tutto, ho cercato di fare sfilate con l'appoggio di mia madre e sempre di mia cugina. Poi un'altra mia passione è la danza. La danza è la mia estensione dell'anima, del corpo e della mente. Sono ben 14 anni che la faccio e non mi stanco mai. Ogni volta che entro in quella sala cerco sempre di dare il meglio perché mi fa passare tutto, partendo dalle ansie e mi fa provare delle cose che nessuno mi fa provare. Sono stata premiata alla tappa di San Cristo ed è stata un'esperienza incredibile. Non me l'aspettavo per niente perché c'erano due ragazze molto belle e c'è stata una giusta competizione. Con le ragazze ho avuto un bel rapporto e abbiamo parlato, ci siamo divertite dietro alle quinte. Infatti ha reso questa esperienza ancora più bella. Questa esperienza mi ha dato più autostima e mi ha fatto capire che io posso credere in me e posso arrivare molto in alto. Io ringrazio Miss Vesuvia di avermi scelto come semifinalista. Ma io voglio tanto diventare reginetta per far capire che una ragazza con insicurezza può arrivare a tanto e per premiare e dire grazie a mia madre per tutti i sacrifici che ha fatto per me. Voglio e ripeto, voglio tantissimo. Ringrazio di aver guardato questo video e ringrazio ancora Miss Vesuvia per avermi scelta come semifinalista. Grazie mille, arrivederci. Perdetevi le altre puntate per conoscere tutte le finaliste 2024 e adesso vi lascio con la nostra rubrica di valorizzazione del territorio, Campania in pillole. La Reggia di Caserta è un museo di rilevante interesse nazionale che ha come scopo la tutela, lo studio e la valorizzazione del complesso vanvitelliano, composto dal Palazzo Reale, dal Parco Reale, dal Giardino Inglese e dall'Acquedotto Carolino. Insieme alla Reale Colonia di San Leucio, il complesso della Reggia di Caserta è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1997. Nel 1734 il 18enne Carlo di Borbone giunge al trono di Napoli, un regno tornato indipendente dopo oltre 200 anni. Negli anni 40 del Settecento il re comincia a immaginare un progetto visionario senza precedenti sul territorio. Il sogno di re Carlo prende forma nel 1750 con l'acquisto del feudo di Caserta. L'idea di costruire una nuova capitale nell'entroterra, non lontano da Napoli, prende vita grazie ai progetti dell'architetto Luigi Vanvitelli.
I primi lavori di costruzione del Palazzo Reale partirono il 20 gennaio 1752, giorno del compleanno del re. L'imponente acquedotto carolino lungo 41 km fu realizzato nello stesso periodo della Reggia per assicurare alla nuova residenza, al parco e alle fontane il necessario approvvigionamento idrico. Di acqua ne serviva davvero tanta, soprattutto per alimentare le fontane, le vasche, la pescheria e i corsi d'acqua dell'ampio parco.